Quest'anno siamo qui alla conferenza al Comune insieme al Sindaco De Luca, al Professor Carlo Cuomo e al Dottor Bottiglieri, Presidente del Teatro Antonio Ghirelli. Quest'anno proponiamo la terza edizione di Fantexpo, che viene dalla seconda dove ha contato più di 6.000 persone, e avremo il 5, 6 e 7 settembre a Parco Lellino la nuova edizione, che presenterà una kermesse di eventi molto più ampia e piacevole. Quest'anno punta diamante sarà Yoshiko Watanabe, ospite giapponese, famosa per Astro Boy o Kimba, che tutti noi conosciamo. Avremo Mario Stilla, collaboratore napoletano che ora lavora in America, insieme allo sceneggiatore del film X-Men, che quest'anno è uscito al cinema avendo milioni di incassi. Avremo ben 5 temi, che sono Harry Potter, Lo Hobbit, Japan, League of Legends e Pokémon, in più le due serate, una il venerdì sera che presenterà l'evento principale di Harry Potter, tra cui il ballo del ceppo, e uno del Tolkien, che sarà quello di sabato, dove c'è il compleanno di Bilbo Baggins e tante attività a tema del mondo di Tolkien, del Signore degli Anelli. La domenica invece era il principale spettacolo, che è la gara cosplay, dove verranno cosplayer, cioè ragazzi in costume, da tutta Italia per vincere il premio Fantexpo. Allora, ciao, siete alla terza edizione quest'anno, ci racconti un po' il nuovo evento. Allora, innanzitutto la terza edizione che si spera cresca esponenzialmente. Siamo arrivati comunque ad un punto in cui vogliamo anche un po' allargare il nostro pubblico, non mantenere solo gli appassionati e diciamo i cultori del genere, ma anche allargarci a famiglie, bambini, insomma fare un qualcosa di un po' più grande. E con questa edizione speriamo di riuscire comunque a rendere ancora più piacevole la permanenza dei nostri visitatori, soprattutto per quanto riguarda il cambio di location, proprio perché noi abbiamo avuto bisogno di una location più ampia che ci potesse permettere di insomma ricevere e accogliere al meglio il nostro pubblico che è andato. Infatti quest'anno siete all'ex Sali, dal Parco del Lirno, gli altri anni invece dove eravate? Gli altri anni la nostra manifestazione si è svolta al centro sociale di Salerno, di Pastena, e ovviamente la location era quella che era, quindi era un po' stretta. Anche se comunque i nostri visitatori sono sempre stati contenti, felici dell'esperienza che hanno avuto al nostro Fantaexpo. Ci hanno chiesto fortemente di ampliare appunto la location e l'abbiamo fatto. Inoltre la location ci ha permesso di ampliare anche il programma, quindi se l'anno scorso avevamo delle conferenze che erano un po' ridotte rispetto ai canoni soliti di queste fiere, quest'anno le abbiamo ampliate di molto, abbiamo coinvolto appunto gli istituti formativi UDAV, abbiamo coinvolto i nostri disegnatori. Buongiorno a tutti, sono Carlo Cuomo, docente di grafica 3D e responsabile didattico di UDAV, l'Istituto Universitario Digitale di Animazione e Videogiochi con sede a Salerno. Qui oggi anche in veste di direttore dell'area Games del Fantaexpo, festival che si terrà dal 5 al 7 settembre al Parco del Lirno, di cui UDAV ha preso in carico tutta l'area Games. Per chi non conoscesse la nostra realtà, e come ho specificato anche prima nella conferenza stampa tenuta qui oggi, UDAV è l'Istituto Universitario Digitale di Animazione e Videogiochi. Lo scorso anno abbiamo fatto numerose presentazioni ai vari festival del settore, ma ci siamo trovati particolarmente bene per intenti e con le persone che sono dietro il Fantaexpo di Salerno. Pertanto quest'anno abbiamo deciso di partecipare attivamente al festival occupandoci dell'area Games. Questo è stato possibile in quanto UDAV ha dietro di sé la Fondazione Children Media, che da 15 anni ormai organizza il Playmont, Festival del Multimediale, che i primi anni si è tenuto a Montoro e successivamente è stato itinerante nelle varie fiere, e dall'altro lato avendo la forte presenza dell'istituto, che ha un, diciamo un,
legame particolare col territorio salernitano, in quanto nel corso di questi primi 2 anni, che sono stati un po' per noi l'anno 0 e l'anno 1 quest'anno, siamo riusciti a fare oltre 400 colloqui, vi è stata un'affluenza molto grande da parte di persone provenienti da tutta Italia, e per me che sono salernitano e che mi sono dovuto formare in altre zone d'Italia e all'estero, vedere che la nostra città avesse una così grande attrattiva, possa avere una così grande attrattiva nel settore del digitale in veste di animazione, videogiochi e fumetto e illustrazione, è sicuramente una cosa molto positiva. Sempre per chi non conoscesse l'istituto, diciamo che noi proponiamo dei corsi triennali, uno in animazione videogiochi e l'altro in fumetto e illustrazione, e i nostri vanti che hanno portato UDAV a diventare forse la più importante istituzione nel panorama accademico del settore sono il comitato didattico formato da tanti professionisti, le partnership di livello nazionale e internazionale, gli stage di fine triennio che proponiamo ai ragazzi, i lavori che facciamo fare ai ragazzi già dal primo anno di corso. Quest'anno i nostri studenti hanno realizzato 19 cortometraggi animati che si possono vedere su YouTube sul nostro canale, hanno realizzato il sito web per Salvatore Venturini, cantante salernitano, hanno realizzato loghi, brochure, tessere universitarie, videogame, insomma tante cose per arricchire il loro curriculum. E inoltre, cosa più importante di tutto, il nostro corso è convertibile in crediti formativi universitari. Tutte queste cose hanno fatto sì che UDAV, la fondazione e Playmont diventassero un po' pilastri nel settore animazione videogiochi e fumetto e illustrazione. Quest'anno abbiamo deciso di fornire tutto il nostro know-how al Fanta Expo, ritenendolo il festival più importante del settore sul territorio, diciamo così, salernitano, e pertanto abbiamo creato l'area Games o area UDAV. In quest'area in pratica noi proponiamo tutta una serie di stand dove sono presenti numerose realtà italiane del settore, tra cui Artematica Entertainment, azienda leader italiana della videoludica, che porterà Violetta, il suo ultimo prodotto Violetta del brand Disney. Poi avremo Dixidiasoft, azienda emergente nello sviluppo di app mobile, Enginia, azienda napoletana che è diventata famosa con B-App, un'applicazione che è in grado di generare delle cacce al tesoro in numerosi posti, e quest'anno la farà al Fanta Expo, e tutta una serie di attività quali workshop, giochi con le console, l'area League of Legends con i nostri PC, insomma tutto quello che abbiamo potuto offrire al festival l'abbiamo offerto, sperando di dare un contributo notevole al festival e al pubblico salernitano e non che ci verrà a trovare. Grazie.